Benvenuti ad una nuova puntata, una nuova intervista, anche questa volta una intervista scientifica. Sono i prodromi di quello che è il dottor Salute, che sta per tornare, peraltro lo faremo a domicilio. Lo vedete inquadrato, è il dottor Carlo Conti. Dottore, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. Dottore risponde talmente da Terni. Il dottore è responsabile della struttura complessa di neurochirurgia del Santa Maria di Terni, un reparto che da sempre è molto valido, molto valorizzato, dove si fanno cose straordinarie. Insomma, siamo abituati a sentir parlare di quella sua struttura, dottore, con grande enfasi da tutti i colleghi che si interessano di scienza. Allora, da poco tempo si è concluso il trial clinico, mi pare fase 1, sulla sclerosi multipla. Che cosa avete fatto? Cioè, avete trattato le cellule staminali. Intanto, una piccola premessa per noi profani: che cosa sono le cellule staminali? Allora, le cellule staminali neuronali sono cellule che hanno sostanzialmente due caratteristiche principali. Hanno la capacità di differenziarsi in cellule più specializzate, come i neuroni, gli astrociti, gli oligodendrociti, cioè quelle cellule che insieme ai neuroni fungono da impalcatura, va bene, per i neuroni stessi, ma anche hanno la capacità di rinnovarsi in continuazione senza differenziarsi. E quindi mettendo a disposizione un pool cellulare che può essere sempre riutilizzato per avere, diciamo, teoricamente delle cellule nuove. L'idea di utilizzare le cellule staminali è un'idea che parte da lontano e ha la finalità appunto di impiegare la potenzialità di queste cellule sia dal punto di vista della sostituzione cellulare, cioè la cellula danneggiata viene sostituita da una cellula chiamata totipotente, multipotente, cioè una cellula che è in grado di, esatto, di differenziarsi e quindi andare a riempire il buco creato dalle cellule danneggiate, ma anche attraverso, come dire, la secrezione di fattori importanti che possono andare a promuovere la riparazione del tessuto danneggiato. Quindi sono queste due le potenzialità di una cellula staminale neurale. Nel caso specifico è stato prodotto questo studio di fase 1 in pazienti affetti da sclerosi multipla, nei quali sono state introdotte queste cellule staminali neurali all'interno dei ventricoli cerebrali. Gli studi di fase 1, lo dico così per un inquadramento un po' più Certo. generale, hanno esclusivamente la finalità di verificare che il farmaco utilizzato sostanzialmente non dia problemi, va bene, non abbia significative controindicazioni per il paziente. In realtà questo obiettivo è stato raggiunto con questa fase 1, nel senso che i pazienti in cui sono stati impiantate queste cellule staminali, che sono 15, non hanno avuto nessun tipo di complicanza legata alla procedura di impianto di cellule staminali. In realtà i risultati che abbiamo ottenuto sono stati risultati molto incoraggianti anche dal punto di vista clinico, nel senso che pur prendendo naturalmente con le dovute, accortezze del caso, abbiamo visto che alcuni pazienti hanno evidenziato un miglioramento, seppur temporaneo, dello stato clinico. E quindi questo ci spinge assolutamente a promuovere la fase 2, che è quella che poi realmente deve certificare l'efficacia del farmaco, nel senso che le cellule staminali neurali vengono inquadrate in quelle che sono chiamate terapie avanzate e sono considerate delle vere e proprie terapie farmacologiche, per cui l'impianto, l'iniezione di queste cellule staminali all'interno dei ventricoli cerebrali potrebbero rappresentare un'ulteriore strategia terapeutica per questi malati che spesso esauriscono nell'arco della loro storia clinica le terapie a disposizione. Oh, dottore, quando lei parla di questi 15 pazienti, penso uomini o donne che saranno stati, a che grado avevano di sclerosi multipla?
Intanto, Erano no, tutti. ricordiamoci che è un attacco, no? È autoimmune, si può dire così, è una malattia autoimmune. Assolutamente, assolutamente. Riconosce come base patogenetica un meccanismo assolutamente infiammatorio. Esatto. Tanto che l'ipotesi più probabile per la quale queste cellule staminali potrebbero avere un'efficacia terapeutica non è tanto nel rimpiazzare il tessuto danneggiato, quanto anche nel ridurre il grado di infiammazione che questi pazienti sviluppano come conseguenza appunto della loro patologia. Quindi il meccanismo, l'efficacia potrebbe essere duplice. Cioè, dove agisce in realtà a questo punto la cellula staminale? Noi sappiamo che si creano delle macchie, siamo molto profani, delle macchie sulla guaina mielinica, che è questa guaina che Esatto, avvolge i nervi, giusto? esattamente, esattamente. Agisce lì? Dove agisce? Allora, facciamo un piccolo, diciamo, cappello riguardo il tipo di intervento che viene fatto, che dal punto di vista neurochirurgico non è un intervento, come dire, grandemente complicato, si tratta semplicemente di operare tramite un piccolo foro di trapano, si inserisce un cateterino all'interno dei ventricoli cerebrali, che è una procedura comunissima che si fa in neurochirurgia. All'interno di questo cateterino vengono iniettate queste cellule. Considera che gli ultimi trapianti sono state iniettate 24 milioni di cellule staminali, quindi diciamo, come dire, cifre significative. Sì, in realtà abbiamo, come dire, la risposta verosimile a questo impianto potrebbe essere duplice. È evidente che una certezza clinica, come dire, non ce l'abbiamo ancora perché siamo all'inizio, ma il meccanismo che potrebbe comportare il miglioramento della clinica di questi pazienti è un meccanismo che riduce l'infiammazione, quindi legata a quello che provoca il danno sostanzialmente della mielina, così come un meccanismo che riproduce in parte la mielina in questi pazienti. Quindi queste cellule staminali neurali si andrebbero a localizzare in vari punti, no? Sia del cervello sia del midollo spinale, perché poi queste patologie, la sclerosi multipla può interessare sia le aree del cervello ma anche le aree del midollo, e quindi in maniera, diciamo, con più localizzazioni andare a rigenerare o a, come dire, migliorare l'aspetto infiammatorio legato proprio alla patologia di base. Oh, quindi quando sono stati scelti questi pazienti? Sono stati scelti con la stessa chiave di ricerca, nel senso Sì, ad un certo grado assolutamente. della patologia o piuttosto così random? Generalmente sono tutti pazienti che hanno esaurito tutte le terapie fino, diciamo, codificate a disposizione fino a quel momento. È stata una fase di reclutamento nazionale che abbiamo fatto in collaborazione con l'ospedale di San Giovanni Rotondo, quindi i 15 pazienti non sono, nessuno è stato locale, erano tutti, diciamo, disseminati nel territorio nazionale, e erano tutti pazienti che avevano sostanzialmente esaurito qualsiasi possibilità terapeutica, per cui capisci anche che l'impatto, anche dal punto di vista psicologico, per un paziente che sembrerebbe aver esaurito qualsiasi chance terapeutica, gli viene offerto un'ulteriore possibilità, è un impatto anche dal punto di vista psicologico molto, molto significativo e molto importante. A proposito della partecipazione, qui leggo in un articolo che abbiamo pubblicato su un videojournal mandato da Monia Rossi, che ha partecipato, se leggo bene, anche l'Università di Milano Bicocca e l'Ospedale Cantonale di Lugano. Sì, nel senso che, allora, in realtà tutti gli interventi e tutte le cellule staminali sono state prodotte nella Cell Factory che è presente all'interno dell'ospedale di Terni e nel reparto di neurochirurgia.
Diciamo che la collaborazione con l'Università Bicocca e con San Giovanni Rotondo, così come l'ospedale cantonale, nasce dalla storica collaborazione che noi abbiamo con il professor Vescovi, che è stato, come dire, uno dei primi a inventarsi sostanzialmente tutto quello che sta intorno alle cellule staminali neurali, e che naturalmente ringraziamo per quello. E quindi è evidente che la collaborazione è stata un po' di tutti quanti. Lui ci ha messo la sua grande conoscenza, però diciamo che la fase poi fattiva e pratica è stata fatta qua da noi. Però è evidente che, come dire, uno studio di questo tipo ha bisogno di tante figure professionali che intervengono all'interno, perché c'è bisogno del neurologo, c'è bisogno del neurofisiologo, c'è bisogno del neurochirurgo, c'è bisogno del biologo, nel senso che poi la produzione di cellule staminali è un processo complesso che prevede tanti passaggi che devono essere tutti quanti garantiti. Ecco, la Cell Factory all'interno dell'ospedale di Terni ha esattamente questa peculiarità, nel senso la capacità di produrre cellule staminali neurali che possono essere utilizzate appunto come terapia farmacologica avanzata. Forse l'avrà detto, quanto è durata questa fase? La fase della sperimentazione è durata circa 2 anni. È durata circa 2 anni. I 2 anni sono sostanzialmente la conseguenza della necessità di tempi tecnici obbligati per la produzione di cellule staminali, cioè nel senso che attualmente non siamo in grado di produrre 24 milioni di cellule staminali ogni giorno, avremmo concluso in Una bella altri 10. fabbrica, una bella Esatto, fabbrica. c'è bisogno di un tempo, come dire, di tempi lunghi, e quindi i 2 anni hanno avuto, come dire, la necessità dei 2 anni è stata esattamente questa, ma il rovescio della medaglia di un tempo così lungo è stato quello che ci ha permesso di valutare già i primi pazienti che sono stati impiantati 2 anni fa, e quindi oltre ad aver, come dicevo all'inizio, accertato il fatto che non hanno avuto sostanzialmente problemi, in alcuni casi abbiamo visto che c'è stato anche un vantaggio dal punto di vista dei sintomi. Ecco, se dovesse fare una percentuale, quanti hanno tratto giovamento, dottore? Guarda, diciamo che ho qualche difficoltà a dirlo perché rischio, come dire, di essere o radiato, nel senso che i risultati però sono molto incoraggianti. Non posso sbilanciarmi adesso anche per motivi veramente scientifici, Certo. sennò Oh, perché la finalità della fase 1 è un'altra, lo so, cioè certo. verificare come dire, verificare la sicurezza del Tanto che non farmaco. facciano male, esatto. Esatto, cioè, e quindi quella è un dato certo e lo posso dire senza nessuna difficoltà. Però insieme a questa abbiamo visto che c'è qualcosa di più che va sicuramente Dice approfondito. vale la pena, no? Esattamente, Abbiamo parlato esattamente. di patologia della sclerosi multipla, però anche su altro avete fatto ricerca Assolutamente. sulla SLA, Esatto, una malattia bruttissima. esatto, il tutto era nato con la sclerosi laterale amiotrofica, con modalità diverse, perché diversa è la patologia, nel senso che mentre nella sclerosi multipla le cellule sono state impiantate a livello intraventricolare, quindi intracranico, nella sclerosi laterale amiotrofica sono state impiantate a livello intramidollare, facendo delle microiniezioni a livello del midollo spinale cervicale. Anche in quel caso, oltre ad aver verificato la sicurezza della Esatto. procedura, i risultati sono stati incoraggianti, tanto che siamo già pronti, diciamo, tecnicamente per partire anche lì con la fase 2. Siamo stati da poco a Torino per diciamo, migliorare ancora di più la tecnica di impianto di queste staminali neurali appunto nel midollo cervicale, in modo da tentare di aumentare il numero di microiniezioni che possono essere fatte. Però anche in quel caso, ripeto, oltre alla sicurezza della procedura, c'era qualcosa di più, per cui anche lì siamo in condizioni di partire con dire, un certo ottimismo per la fase 2.
ma in realtà, scusi No, se prego, prego. mi permetto, in realtà l'utilizzo potenziale delle cellule staminali neurali è un utilizzo che può essere veramente allargato a tantissime patologie neurologiche e neurochirurgiche, tanto che la comunità scientifica in questo momento, oltre a queste patologie degenerative che però riconoscono spesso cause multifattoriali, si sta anche indirizzando verso patologie anche un pochino più specifiche neurochirurgiche, tipo per esempio il trauma midollare, cioè il trauma midollare conseguente al trauma motociclistico piuttosto Incidente, che insomma, sì, certo. il motociclista. Per esempio agli esiti degli ictus ischemici, cioè la capacità di ripopolazione cellulare che possa permettere di riprodurre aree cerebrali eloquenti, che quindi possa promuovere il recupero funzionale del paziente. L'altro ambito molto importante è quello dei tumori cerebrali, perché i tumori cerebrali Certo. maligni, che sono patologie nel 99% dei casi purtroppo mortali entro breve termine, riconoscono come causa principale della loro capacità proliferativa, di recidiva, di metastatizzazione a distanza, esattamente delle cellule staminali dette appunto di glioma, cioè le cellule staminali tumorali. Quindi capire anche in questo caso il meccanismo che sta dietro al funzionamento di questo tipo di cellule, è evidente che potrebbe aprire dei spiragli anche per Certo. terapie fino adesso non utilizzate e non considerate. Oh, qui si vede chiaramente, dottore, che la ricerca cammina a braccetto con l'ospedale, la scienza, no? Ha una filiera bella lunga, insomma. Però ci sono dei costi. Io vedo che c'è anche chi ha contribuito, no? Ci sono anche dei mecenati, per fortuna, nel mondo della ricerca. Vogliamo ricordarli? Assolutamente sì, la ringrazio dell'assist perché purtroppo senza soldi non si riesce a fare assolutamente nulla, quindi oltre a un sostegno da parte dell'azienda azienda di Terni che ha ospitato tutto questo, è evidente che abbiamo avuto un grande sponsor da parte della Fondazione Carit con la Fondazione Cellule Staminali che sono stati i grandi promotori e i grandi finanziatori di questa sperimentazione. Ci piace pensare che in futuro possano intervenire anche altri soggetti, magari anche istituzionali. Lancio così la palla a chi Il periodo non è dei migliori, vuole no? capire, esatto. Perché veramente questo potrebbe rappresentare un futuro, molto, molto imminente per la terapia di patologie che, ripeto, sono molto invalidanti e che spesso, coinvolgono anche persone molto giovani, capisci? Che quindi anche dal punto di vista della spesa pubblica e del peso sociale, potrebbero naturalmente migliorare tantissimo da tutti i punti di vista. Quindi adesso siamo in chiusura, le chiedo, e mo, come andiamo avanti, che cosa si farà? E Quale sarà mo, il futuro? Immediato, perché lei ha detto una parola magica, immediatezza. diciamo che va cotta e mangiata, no? E quindi io credo molto alla spinta propulsiva anche dell'entusiasmo dei risultati. Quindi diciamo ci stiamo attrezzando per iniziare a capire quali possono essere i parametri di reclutamento dei nuovi pazienti, così da essere pronti a partire nella fase 2. È evidente che sarà necessario un business plan, come dicono quelli che capiscono di economia, per capire veramente quali possono essere i costi. Quindi in questo l'intervento di tutti quanti, compresi quelli che hanno già partecipato e che con grande speranza continueranno a partecipare, può essere fondamentale per passare anche alla fase 2 e alla fase 1 di queste nuove, di altre possibilità e altre prospettive.
cosa consiste la fase 2, dottor Conti? La fase 2 consiste nell'arruolamento di almeno altri 20-30 pazienti. Per quello che riguarda la sclerosi multipla parliamo, ma sarà così simile anche per quello che riguarda la SLA, e che naturalmente avrà la finalità di verificare l'efficacia del farmaco. Quindi verrà spostata completamente l'attenzione, perché ormai sappiamo che la procedura è una procedura sicura, e quindi tutto quello che verrà, tutti gli sforzi saranno incentrati a capire poi nel follow-up successivo all'impianto di cellule staminali quale sarà il vero grado di recupero, anche perché se è vero che nella sclerosi laterale amiotrofica l'impianto di cellule staminali potrebbe essere un one shot, cioè io lo faccio una volta e poi non è più possibile farla, per esempio per quello che riguarda la sclerosi multipla potrebbe essere, se il beneficio fosse solo temporaneo, si potrebbe anche pensare di, come dire, di fare vari trapianti, come dire, nell'arco dei periodi successivi. È evidente che la certezza del risultato clinico l'avremo esclusivamente alla fine della fase 2, ma mi piace pensare che possa esserci qualcosa di molto incoraggiante. Ripeto, la comunità scientifica internazionale sta molto puntando sulle cellule staminali. In Umbria e a Terni abbiamo una cell factory che è un elemento, come dire, di grande prestigio, nel senso non c'è in tutti i posti e non c'è, e quella con le caratteristiche che sono qua con caratteristiche molto peculiari che ci permette veramente di fare tante cose, non soltanto per quello che riguarda la neurochirurgia, ma tutte le specialità mediche, penso alla cardiochirurgia, penso all'endocrinologia, sono tanti gli ambiti in cui, come dire, potrebbero essere sfruttati, ok? Quindi, secondo me è un potenziale che va sfruttato tutto quanto. Prima ancora di chiudere un'altra volta, lei dunque, giovanissimo peraltro, è Grazie. direttore della struttura complessa di neurochirurgia di Terni, ma è prestato a Terni da Perugia, perché lei è perugino in realtà, giusto? Io Ci originario sono perugino. fa solo un breve spazio della sua storia professionale. Io nasco a Perugia, mi laureo a Perugia, anche se l'ultimo triennio poi l'ho fatto a Terni, perché a quei tempi c'era il professor Maira, che era l'universitario di Perugia, ma come dire, aveva la sua direzione qui a Terni, quindi mi sono trasferito qua per appunto laurearmi con loro. Dopodiché ho fatto i miei 5 anni di specializzazione a Roma e poi, come dire, avendo trovato un ambiente favorevole, ho deciso di tornare con grande piacere a Terni. Terni, l'Umbria, secondo me. Faccio un piccola, come dire, divagazione di politica sanitaria. È una regione che ha una grande attrattiva. Noi vediamo tantissimi malati Vero. anche di tre regioni, anche di altre regioni, un po' per diciamo, difficoltà nelle altre regioni a trattare tutti i pazienti, e un po' forse anche perché ce lo meritiamo in Umbria. E quindi questo, quindi voglio spezzare una lancia per tutta la sanità umbra, senza essere, vuole sembrare autoreferenziale. E quindi neanche partigiano, come dire, No, termine stazionale. esatto. Però diciamo che io è un sistema, l'Umbria, diciamo, è una regione, a parte che sono nata, alla quale ho sempre creduto, con grandi potenzialità, tanto che quando mi è stata anche offerta la possibilità di andare via, ho sempre declinato. Secondo me, possiamo fare grandi cose. Grazie, dottore. Grazie Laggiù fate anche grandi cose appunto sui tumori cerebrali. Magari approfitto per dirle che la verremo a trovare con il dottor Salute a domicilio, se lei ci darà la possibilità, ci accorderemo prima naturalmente.
modo tale che non ci sia il fruscio audio che sto ancora sentendo che sia implementato nel corso della trasmissione. Speriamo che non abbia inficiato il valore, ripeto, della trasmissione stessa, di quello che cerchiamo di fare per informare le persone. Intanto grazie, grazie a nome di tutti, Grazie a te. anche per quello che avete fatto oltre questo. Per il Covid e per questo durante il Covid, insomma, che sappiamo perfettamente che non è stato facile portare avanti l'attività clinica ordinaria negli ospedali, men che meno la ricerca, proprio perché c'era, immagino, un reclutamento pressoché totale per via di questo terribile morbo. Esatto. Abbiamo resistito, no? Dobbiamo Avete continuare a farlo. resistito bene. Grazie, dottor Conti, è il responsabile della struttura complessa di neurochirurgia. C'è qualche altra dicitura che mi perdo? No, no, è sufficiente, anche troppo, va bene Grazie,